Attenzione! I fatti narrati in questo video sono fatti realmente accaduti. Quindi mettete un bel mi piace, mettetevi comodi e gustatevi questo video. Buona visione! Salve ragazzi e benvenuti in questo 12° episodio di Valentina e Federico, storia di cacca e amore. Raga, questa serie è qualcosa di veramente scioccante. Infatti sono scioccato. Me la state chiedendo veramente in tantissimi e tranquilli che la serie di Valentina e Federico e Cristina e Luca continueranno, non vi preoccupate. E prima di cominciare, prologo dell'episodio precedente, via! Nell'episodio precedente. Ciao Valentina, sono sempre il tuo Federico. Il tuo Federico? Il tuo col cazzo Federico. Lo so che ti mango. Federico, lo so che ti manco. No, mango, mango il cantante. Mona Lisa sai, Mona Lisa non dimmelo mai. Ho paura che... Per fermare il mio stomaco, che sembra un vulcano in eruttazione. Mi raccomando, in descrizione trovate il link della My pagina Facebook, andate subito a mettere un bellissimo mi piace, tempestate di like questo video come sempre, in descrizione troverete anche il link della fantastica playlist che racchiude tutti gli epici e fantastici episodi di Valentina e Federico, storia di cacca e amore, troverete anche il link della playlist che racchiude tutti gli episodi di Cristina e Luca, e come novità troverete anche il link del mio profilo ufficiale di Instagram, DorianBufficiale. Andate a cliccare segui anche lì e stalkeratemi anche lì. Ma vino! Alle ciance e cominciamo, via! Ciao Valentina, sono il tuo Federico. Ti ricordi che giorno è oggi? Occhiolino di minchia. Che giorno è oggi Federico? Il giorno in cui ti sei cagato per la prima volta in vita tua Federico? Valentina, di sicuro non rispondi per l'emozione. Va bene, te lo dico io. Te staccato lo Federico, non tutto unito telo. Cos'è il telo da mare Federico? Te lo staccato, te lo dico io. Te lo dico io che oggi Federico mi farà sclerare, te lo dico io. Oggi è il nostro anniversario. Anniversario con l'H, Federico. Anniversario con l'H? Con l'H davanti? Gran coglione, Federico. Federico, corri. E vai a sbattere con i coglioni in uno spigolo, Federico, ti prego. Valentina, visto che ci sentiamo da un anno, quella fottuta H, Federico, ficcatela nel culo, quella fottuta H, Federico. Ho pensato di andare a cena fuori. Bacino. L'ho fatto uguale il bacino. Te lo puoi scordare! Valentina, so che ci tieni tanto. Hai visto che me lo sono ricordato? Che me staccato lo! Federico non è un nome, melo. Oppure non è l'albero il melo. Non è un melograno. È me lo sono ricordato, Federico, sono. Ma non capisce un cazzo, ma è inutile, ma è assurdi. Cioè, non riesco, ma meno male che riesco a tradurlo. Sono col cazzo che potevo fare sta serie io, come cazzo parla Federico. Ci vuole l'interprete qua. Valentina, alle 8 ti vengo a prendere. Porta 100 euro per pagare la cena. E altri soldi, perché sono senza assicurazione. Che cazzo parlo a fare? Che te lo dico a fare, Federico? Che te lo dico a fare? Gli dici a lei di portare i soldi e tu per giunta sei anche senza assicurazione, scroccone di merda, Federico. E se ci fermano, devi pagare la multa. Per giunta, Federico, fai pagare anche la multa, Federico? Cosa? Tu sei completamente scemo. Hai una mente malata. Non ti rischiare a presentarti. Valentina, sai, ti conosco. Ma veramente Federico? Ma mi sa che tu Valentina non la conosci per niente, Federico. Da un anno. Da un anno? Da un buco del culo la conosci a Valentina? Minchia, che sei un ginecologo Federico? Da un anno? Da un anno la conosci, no da un anno. E più ti guardo e più somigli alla bambola del film. E più Federico, e più. Ma vatti a ammazzare Federico, ammazzati e più. Come cazzo parli? Ma io ci sto perdendo le speranze, porca puttana. Alla bambola del film Annabella. Sei bellissima! Del film Annabella? Federico, io credo che tu stia parlando di Annabelle. E non è una cosa carina da dire a una ragazza, Federico. Quello è un film horror, Federico. Paragonare Valentina ad Annabelle non è bello, Federico. Federico, insisto, datti una randellata nei coglioni, Federico. A costo che ti caghi addosso, non me ne fotte un cazzo. Datti una randellata nei coglioni, fidati. Segui il mio consiglio. Valentina, sono pronto. Mi sono vestiti. Ti sei messo tanti vestiti tutti in una volta, no, Federico? Elegante. Non
Non ci credo che sto venendo da te, perché tu te ne stai venendo, Federico. Ma non è che te ne vadi a fanculo, Federico, no, vero? Quello non ci pensi mai, Federico, vero? Valentina, ci sono i carabinieri. Ho paura. Federico, non avere paura, noi sappiamo cosa succede quando hai paura, Federico. Federico, veramente sclero, se succede qualcosa stai andando da Valentina, non ti presentare i cacati. Parlo come Federico, così forse mi capisce. Oh no, Valentina. Minchia, lo sapevo. Quando Federico dice oh no, è successo qualcosa di grave. Conosci quel famoso detto, mi sono cagato addosso? Ovvio, Federico, lo conosciamo tutti quel famoso detto, ti sei cagato addosso. Perché solo tu metti in atto questo detto che ti sei cagato addosso. Non conosco nessun'altra persona che fa quello che fai tu, Federico, che è proprio che si caga addosso nel vero senso della parola. Bene, è successo che Miano, e torna con questo cazzo di ano, vabbè, stavolta te lo lascio passare, ok? Visto che si parla di cagato addosso, l'ano ci sta perfetto. Bloccato la macchina e mi sono cagato addosso per il forte spavento. Federico, no, per cortesia non fare cazzate, Federico, che ti sei cagato addosso, perfetto, tornatene a casa e lascia perdere tutto, Federico, non fare la stronzata. Federico, non fare la cazzata perché sto sclerando, Federico. Valentina, ho bisogno di lavarmi perché sono tutto cagato. Sto venendo a piedi, tanto sono vicino, così mi lavo da te. Ti avevo detto non la fare la stronzata di andare a casa di Valentina. L'hai fatta, Federico. Non solo ti caghi addosso, ma te ne vai a casa di Valentina cagato addosso. Per giunta a piedi e conoscendoti, Federico, conoscendoti, ti sarai vestito tutto di bianco, Federico. Dimmela la verità, grandissimo coglione. Sì, perché si veste di bianco, hai capito? Così quando si caga addosso si vede tutta la macchia marrone nei pantaloni. Gran testa di cazzo, Federico. Federico, sei un escremento tutto, Federico. Sei diventato un escremento unanime, Federico, un escremento completo, Federico. Federico, visto che lo sai, fatti curare, ma porca troia, fatti curare, ma lo vedi che stai male di stomaco? Fatti curare. Cristo santo, ma come te lo devo andare a dire, Federico? Se stai male di stomaco, statti a casa. Federico, non ti puoi cagare ogni volta, cazzo, che devi uscire, devi andare con gli amici, devi andare da Valentina, si smerda come un animale addosso, peggio di un elefante, Federico, smerdi anche le macchine, dove basta Federico non cresce più l'erba, anzi no, l'erba cresce ancora di più perché da quanto caga la concima l'erba, Federico. Federico, vattene a fanculo, Federico. Sto cazzo che ti faccio entrare, puoi puzzare a vita, brutto animale. Beh ragazzi, questo 12° episodio di Valentina e Federico, storia di cacca e amora, finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate il link della playlist che racchiude tutti i fantastici episodi di Valentina e Federico, storia di cacca e amore. E troverete anche il link della playlist che racchiude tutti gli epici e fantastici e stalkeristici episodi di Cristina e Luca. In descrizione inoltre trovate il link della My pagina Facebook, andate subito a mettere un bellissimo mi piace, tempestate di like questo video come sempre, e da poco tempo in descrizione trovate anche il link del mio profilo ufficiale di Instagram, DorianB ufficiale. Andate a cliccare segui anche lì e stalkeratemi come Federico e Cristina stalkerano Valentina e Luca. Mi raccomando, condividete e commentate, al prossimo episodio, ciao ciao! Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+.